è nata un po' spontaneamente, soprattutto attraverso l'opera del CSI, il Centro Sportivo Italiano, no? Che organizzano, che fanno, eccetera. Però si sta qualificando un po' sempre di più, nel senso che non solo i volontari, ma anche quelli di una certa professionalità. Però se noi potessimo, il mio sogno sarebbe quello di allargarlo un po' a tutti, soprattutto ai giovani, per esempio coinvolgere le scuole, i ragazzi, la corsa, il senso della vita, della corsa, lo sappiamo, ma se a questi ragazzi noi possiamo trasmettere anche questi valori, diventa veramente una bella festa di San Gennaro. In occasione della imminente ricorrenza di San Gennaro, nel programma dei festeggiamenti è prevista anche quest'anno la gara podistica, divisa in competitiva regionale di 8,2 km e passeggiata non competitiva di 3 km. Si parte alle 9 alla presenza del Cardinale davanti al Duomo, dove è fissato anche l'arrivo. Per iscriversi alla gara organizzata in collaborazione con il Comune di Napoli, bisogna seguire le indicazioni presenti sul sito internet. Mettere insieme i tanti atleti che vogliono correre per Napoli, gli atleti hanno sempre una marcia in più. E lo vogliono fare dimostrandolo appunto che attraverso lo sport si può stare insieme, ma soprattutto le iniziative che la Curia fa per lo sport, quindi è veramente una iniziativa che ci consente di stare insieme e soprattutto gettare le basi per fare più cose insieme. Napoli ha un cuore grande e se lo facciamo correre può darsi che insomma Napoli può ancora di più migliorare, lo può fare tenendo insieme quei valori appunto sacri e anche i valori dello sport.